Next Work è il titolo dell'European Project Forum tenutosi dal 2 al 4 ottobre al Resort Nova Iartina di Castellaneta Marina e organizzato dall'Associazione Valore Assoluto con il patrocinio dell'Università di Bari. Si è discusso di medicina, scienza, agricoltura, ma anche di ambienti di apprendimento nell'ambito di Città Smart. Dopo l'introduzione di Mario De Pasquale, presidente del Consorzio del SI, le relazioni di Grazia Mura dell'Università di Firenze e di Nicola Martinelli, docente del Politecnico di Bari, che ha illustrato la possibilità di un intelligente riutilizzo di spazi e giardini delle scuole, come nel caso della Scuola Media Verga di Bari. Sì, sovrappongono agli spazi, vedete sotto gli alberi di Giuda si fa questa grande piattaforma rossa con i fori per alloggiare le alberature. Su questi si possono disporre questi arredi mobili molto leggeri su rotelle e quindi allestire volta per volta questi spazi, qui il teatrino che è appunto il punto esatto finale, vedete a terra tutte le parole chiave tratte dagli articoli della Carta dei diritti del bambino dell'ONU. L'esperienza in atto di interventi sull'ambiente al Liceo Salvemini di Bari è stata riportata dalla preside Tina Gesmundo e dalla docente Sabrina Santamato. L'intervento del preside Antonio Guida dell'Istituto Marco Polo di Bari ha posto in rilievo le diverse sfaccettature degli interventi sugli ambienti che hanno coinvolto non solo le aule ma anche corridoi, porticati e spazi all'aperto. La questione degli ambienti è una questione molto molto complessa. Non credo che esista una strada maestra che non ci faccia commettere errori. Fra l'altro, appunto, come si accennava, ci sono problemi di sicurezza. E c'è una questione di mentalità. Perché c'è una mentalità? Perché, io questo lo dico sempre, quando si va a Londra c'è una metropolitana, nella metropolitana di Londra ci stanno 10 milioni di persone al giorno, credo quantomeno, ci sono dei fossati di circa 2,5 metri che se uno casca è improbabile che si salvi. Ed è improbabile che qualcuno venga salvato, perché teme che anche lui faccia la stessa fine. Eppure c'è soltanto una striscia come questa dove dice mind the gap, fa attenzione e basta. Edweb TV infine ha intervistato il professor Martinelli. La giornata di oggi mi è servita tantissimo, devo dire, anche a me, e per guardare con molto più realismo il patrimonio scolastico di queste 3.000 nuove scuole che, diciamo, l'anagrafe ci dice alla Regione Puglia, e che sono un patrimonio su cui dobbiamo lavorare per riconversioni, riqualificazioni e riusi, partendo dall'interno, senza dubbio, perché capisco che quella è la cosa più cogente in questo momento, però tenendo sempre presente la città, l'esterno, i quartieri dove queste scuole stanno, perché mi pare anche di là si può ricevere e si può dare alla città.